l'ultima chiamata, è l'ultima speranza per qualificarsi al round 16. Si erano già e si sono già incontrati, e questo giocatore, il Terran, spawnato nell'angolo in basso a destra, è riuscito ad avere la meglio, perché è uno dei migliori e uno dei più forti dalla Spagna, dal team Mautz Lucifron. Revenge, vendetta, è quello che cercherà invece questo Zerg in questa serie, dal team Missing Acton, mentre Guzzo credo dovrà abbandonare tutto. Siamo, bellissimo, Guzzo ha lasciato tutto, ha fatto laggare tutto, mentre dobbiamo presentare nell'angolo in alto a sinistra, dal team Missing Acton, Starbuck! Destino che ti è ostile, la pioggia toscana che rende tutto più difficile, la pioggia toscana rende tutto più difficile, ma noi siamo sempre qui, non ce ne andremo, mentre in questo momento è arrivata la prima caserma da parte di Lucifron. Mentre Starbuck si muove immediatamente alla ricerca di eventuali proxy o eventuale doppia rax posizionate dal giocatore Mautz. In questo momento 2 minuti e 5 della partita, continuano i droni a nascere, l'uccello, tra l'altro non è partito neanche il drone di scout da parte di Starbuck, vediamo cosa avrà intenzione di fare. Lucifron invece sembra voler seguire il famoso proverbio, build che vince non si cambia, e va a creare la prima caserma, sta arrivando da parte di Lucifron, vediamo. Partirà probabilmente anche immediatamente il primo Reaper, infatti è stato messo subito in produzione il primo Reaper. Starbuck invece, che ha iniziato con un Hatchery, subito dopo è andato a prendere un estrattore di Vespene, adesso un po' in ritardo è arrivata anche la pull per il giocatore sloveno. 3 minuti e 5 della partita, 3 minuti e 5 di questa sfida. Una sfida infinita tra questi due giocatori che per la terza volta si affrontano quest'oggi in questo Zerg contro Terran, che li vede protagonisti, mentre intanto sta per nascere, è nato in questo momento il primo Reaper, subito in produzione il secondo, mentre possiamo seguire il Reaper spagnolo di Lucifron che si muove in avanti, si muove il Reaper di Lucifron, passa dalla Xel'Naga, mentre in produzione ancora non è terminata questa spawning pool per Starbuck, quindi rischia di essere un po' in ritardo. Attenzione, si va a muovere questo Reaper, mentre in produzione ci sono già 4 linghe, ma attenzione perché tutto il resto è ritardato, è molto ritardata la produzione da parte di Starbuck, che prova comunque a micrare i suoi droni sul linghe, un attimo di lag, attenzione, muore un drone però da parte di Starbuck, che continua comunque a micrare, mentre qua lagga tutto, attenzione, il Reaper prova a salvarsi, il Reaper scappa via, il Reaper, ma sta arrivando anche il secondo, attenzione perché le due Queen ancora non sono arrivate, arriveranno in questo momento, è riuscito comunque a uccidere un drone, è riuscito a non uccidere un drone, Lucifron adesso continua, prende il controllo della rampa il giocatore, mentre viene chiesto, sono problemi di lag. Viene data la colpa a Guzzo che però non c'è più. Viene data la colpa al buon Guzzo che però. Non posso scrivere. Ma ci siamo, si riparte immediatamente. Potrebbe perdere un drone. Il giocatore Zerg perde un drone mentre i Reaper continuano a muoversi. Attenzione, i Reaper continuano a far danno, buon posizionamento delle Queen, ha spawnato però tantissimi Zerling, il giocatore sloveno, 36 Psi, attenzione, continuano a muoversi, mentre dall'altra parte ci sono tanti altri Ling, potrebbe cadere addirittura un altro drone, è caduto, ma adesso i Ling vanno a sorrandare questi Reaper, attenzione, i Reaper scappano, non è morto neanche uno.
mentre in questo momento si muovono ancora i Ling, si muovono i Ling da battaglia da parte di Starbuck. Adesso con la speed proveranno a fare dei danni. Attenzione, ancora dall'altra parte ci sono già i due centri di comando praticamente terminati da parte di Lucifron. 6 minuti e 15, i Ling si fermano. In questo momento i Ling si fermano sulla Xenaga. Sembra voler giocare molto safe il giocatore dei Missing in Action, che adesso è andato a creare anche un Roach Warren ed un secondo gas. Ripartano, provano a ripartire queste Hellion, mentre i Ling si vanno a posizionare sulla terza. Si muove adesso con 4 Hellion e 2 Reaper. Lucifron prova con 4 Hellion e 2 Reaper Lucifron a dar fastidio. Proverà ad andare ad arrassare, ma attenzione perché i Ling sono un po' ovunque. Attenzione, potrebbe aver scelto un ottimo timing Starbuck in questo momento, però attenzione perché stanno arrivando immediatamente le Hellion a difesa di Ling. Bruciano i Ling, buona difesa da parte di Lucifron, che in questo momento non ha perso neanche un SCV, il giocatore del team Mautz. Grandissima difesa da parte di Lucifron, che non ha perso neanche un SCV da tutti quei Ling che comunque sono stati sacrificati. Andiamo a vedere l'incom, in questo momento sono 40 i droni per Starbuck, 34 invece gli SCV da parte di Lucifron. Stanno comunque già arrivando 4 Roach stanno arrivando, mentre altri Ling si spostano sul lato sinistro di battaglia. Si muovono queste 6 Hellion di Lucifron per cercare di dar fastidio, ma ci sono 8 Roach in produzione, potrebbero essere una buona mossa da parte di Starbuck, che in questo momento però è anche psi bloccato a 68 psi, 8 minuti e 23, mentre partano ancora dei Ling, si portano a casa probabilmente un Marauder, potrebbero portarsi a casa questo Marauder. Un Marauder muore, costretto ancora una volta a riportare indietro tutte le Hellion. Questa volta Starbuck sta giocando una grandissima partita da parte di Starbuck in questo momento. Le Hellion continuano a muoversi, mentre dall'altra parte si muovono in avanti questo molto importante esercito di Starbuck, che a questo punto farà un timing con Roach e Ling, mentre è stato posizionato anche un bell'innest. Si muovono queste Roach senza upgrade. Lucifron è preoccupato, sa di aver subito dei danni, va però quindi a posizionare altri 3 bunker. Ci sono altri 3 bunker da parte di Lucifron, che a questo punto capisce che sta arrivando un timing. Guardate, va a bollarsi addirittura con il comando orbitale, mentre dall'altra parte ci sono in produzione ben 16 Baneling in produzione. Queste rocce che si muovono su quelle Hellion, prova a tenerle via. Attenzione, Starbuck vede la chiusura splendida del suo avversario. Attenzione, stanno arrivando i Baneling arrivano, si schiantano sul bunker, cadono i bunker, tantissimi SCV sono caduti, ben 17 SCV sono morti sotto il colpo di queste rocce, stanno arrivando altri Ling da dietro, attenzione, continua ad attaccare Starbuck. In questo momento 86 psi per il giocatore Zerg, 40 per Lucifron, che potrebbe cadere. Stanno arrivando adesso delle mine, ma vengono splittate le rocce egregiamente, mentre da dietro i Ling continuano a fare danni da dietro, le rocce fanno danni da davanti. 10 minuti e 57, potrebbe anche essere riuscito a portarsi a casa questo game il giocatore Zerg dei Missing in Action. Attenzione, Lucifron sembra essere in enorme difficoltà, grandissimo timing da parte del giocatore sloveno. Alcuni Ling cadono sotto i colpi delle mine, arrivano però ancora dei Baneling sulla main. I Baneling si schiantano male, però attenzione, riesce comunque a passare Starbuck. Sta arrivando la potenza dello sciame, ci sono infiniti Ling ovunque, ma sono morti tanti altri dalle mine. 35 psi a 67, le mine continuano a difendere il giocatore Terran. Attenzione però dall'altra parte altre mine, ormai sembra non riuscire più a passare Starbuck, ma attenzione perché comunque sono stati uccisi ben 40 SCV, 33 psi a 66, c'è già il pinnacolo in produzione, la terza base inizia a saturarsi, Starbuck ha pienamente il controllo di questo primo game. Ma attenzione perché il Terran non muore mai. Continuano a muoversi ancora i Ling, proverà a tenere probabilmente sotto pressione il suo avversario Starbucks.
Starbucks. Ma perché tutte le volte? Non è possibile. Si muovono questi link, si muovono questi link, mentre la spider ormai è quasi terminata. Attenzione, forse erano stati mandati là per sbaglio, voleva controllare quello che succedeva. Attenzione, 82 psi. Attenzione, devo starnutire anche. Momento di panico, arriva anche lo starnuto per base a 90 psi per Starbucks e 56 per Lucifron, che comunque in questo momento è ben difeso dalle mine, ma non sarà difeso dalle 6 mutalische che stanno arrivando, che stanno per prendere il controllo del cielo. Si prova a muovere in avanti Lucifron, ma lo vede Starbucks che sta arrivando. C'è uno split di Overlord ovunque in giro per la mappa. Guardate la visuale di Starbucks che ha pieno controllo di tutto, ma adesso dovrà difendersi da quei Marine e da quei Marauder che stanno arrivando. L'esercito di Lucifron, 15 Marine, un Marauder e 2 Medivac, si vanno in produzione alcuni Baneling. 14 minuti e 26 della partita, Lucifron si sposta sulla terza base, proverà a fare dei danni, ma stanno già arrivando i Baneling, stanno arrivando anche le Mutalisca. Grandissimo Lucifron che si salva. Le Mutalisca continuano ad attaccare le Medivac, i Marine sono attaccati dai Ling, cade una Medivac che dovrebbe distruggere quella Medivac, prova a distruggere anche l'altra, è psi bloccato in questo momento Starbucks. Attenzione, perché ogni minuto che passa sembra che Lucifron riesca piano piano a recuperare lo svantaggio, ma in questo momento l'incom è sempre molto importante per il giocatore dei Missing in Action. Sono 63 lavoratori per Starbucks contro i soli 40 di Lucifron. Si muovono le mutalische si muovono ancora da parte di Starbucks, ecco che stanno arrivando nella base del giocatore Terran. Le aspetta già con questi Marine Lucifron. Le mutalische volano dall'altra parte, proverà a posizionare il terzo command center Starbucks, che intanto ha preso anche una quarta e una quinta base. Si muovono questi Ling pronti per continuare ad attaccare. Vediamo se creerà dei Baneling. Altre 8 mutalische in produzione in questo momento, 135 psi per Starbucks contro 89 da parte di Lucifron, mentre di qua l'esercito di Marine in mine, mentre guardate, non può comunque posizionare la terza perché c'è un Ling nascosto, un Ling sottoterra che adesso viene ucciso, mentre da quest'altra parte si continua la produzione di Baneling, mentre le Mutalischi hanno il controllo del cielo. 16 minuti e 31 della partita, avanzano i Ling, ma ci sono tantissime mine. Vediamo come verranno micrati questi Ling. Manca la spinta dei Baneling però per Starbucks, mentre dall'altra parte le Mutalischi iniziano ad attaccare sulla main. Vediamo quello che riuscirà a fare Starbucks. Sembra poter portarsi a casa qualche Engineering Bay, mentre dall'altra parte continua la danza. Dall'altra parte 140, va giù la prima Engineering Bay, potrebbe andare giù anche la seconda, però viene riparata da tutti gli SCB, però vengono attaccati, mentre dall'altra parte ha perso tanti Marine Lucifron. Attenzione, ma ha perso anche tanti S-Ling, il giocatore slovacco. Attenzione, non va giù, la seconda Engineering Bay eviterà al suo avversario di avere il 3-3, è fermo sul 2-2 Lucifron, ma attenzione perché Lucifron si rimuove in avanti, continua Lucifron d'orgoglio, 17-50, Lucifron prova a portarsi a casa la quinta base del suo avversario, ma arrivano subito tantissimi Ling a fermarla, ripartano le due Medivac immediatamente, vanno a droppare nella main, subito vola Starbucks per cercare di difenderla, ma c'è solo una Mutalisca. Mentre attenzione, guardiamo dall'altra parte, Lucifron non ci sta, deve provare a portarsi a casa queste Medivac, ma dall'altra parte non avrà niente per fermare questo altro attacco da parte di Lucifron, che è come una macchina da guerra alla Star Eagle, inizia a splittare piccoli eserciti ovunque. Guardate questo attacco di Lucifron tremendo sulla quarta base, praticamente il numero di basi potrebbe venire ripareggiato. In questo momento sono stati uccisi 48 lavoratori da parte di Starbucks, però che continua ad attaccare, non ha praticamente più lavoratori, ne ha solamente 27, il povero Lucifron ne ha solamente 27, muoiono tutti gli SCB, ma è comunque ancora in vita il comando orbitale. Lucifron ne dovrà continuare ad attaccare. Partita splendida e stupefacente, mentre dall'altra parte continuano a muoversi le Mutalische, si rimuove in avanti Lucifron, adesso da tornare indietro perché sono arrivati altri Ling e Baneling, ma deve fare la speed dei Baneling e Starbucks, l'ha dimenticata per troppo tempo.
attenzione, Lucifron prova a ripartire, a ricrearsi un'economia. In questo momento 68 lavoratori per Starbucks, 25 per Lucifron, mai stato in grossa difficoltà nelle serie precedenti. In questo momento invece deve riuscire a compiere un miracolo Lucifron. Continua ad avanzare Lucifron, continua ad avanzare adesso sul lato sinistro di Belshir, va a trovare tutti i Banneling che erano sepolti, la sfida dei Banneling è ancora a metà. Starbucks ha riposizionato la quinta base, probabilmente non ha scelto la posizione migliore. Attenzione, ci sono mini un po' ovunque, prova ad ingaggiare un po' da tutti i lati, ma ancora non c'è la spinta, probabilmente non è un buon punto di ingaggio, e infatti ha perso buona parte dei suoi Ling e dei suoi Banneling, ma altri Banneling ci sono, ancora non c'è la spinta per i Banneling. 171 a 100, deve riuscire a resistere Starbucks, adesso si porta a casa un buon numero di Ling, ne stanno arrivando altri 30, continuano a volare le Mutalisk, ma è incredibile Lucifron che è andato a shottare 1-1 tutti i Banneling, attenzione a quella mina, la mina attacca però le rocce, attenzione le Banneling, i Banneling sui Marine, 80 psi a 140, è costretto a fuggire, ma guardate quante mine, attenzione, ci sono veramente tantissime mine in questo momento in quest'angolo. Adesso arriva l'Overseer, è arrivato in questo momento l'Overseer, deve fuggire con tutte le mine. Lucifron 71 psi a 150, arrivano adesso tanti altri marine da parte di Lucifron, che comunque si sta riuscendo a difendere. Qua c'è un'altra mina, viene distrutta. In questo momento l'economia dice 69 a 22, partano altri Ling da parte di Starbucks a tenere sotto costante pressione Lucifron, a fargli fuori quell'altra poca economia, ma arriva anche una mina, ma la mina distrugge solamente un Ling. Attenzione, Lucifron dovrà per forza tornare indietro a difendere. No, probabilmente sacrificherà alcuni SCP, ormai non può più tornare indietro. 165 a 74, 32 Ling in produzione, altri 32 Ling in produzione da parte di Starbucks. E adesso riparte probabilmente con le sue mutalische. Le mutalische con uno di attacco, mentre dall'altra parte si muove Lucifron, Starbucks ha tanti Banneling. 167 a 170, attenzione, continuano a venire uccisi tanti Banneling, ma ancora rischia di perdere tutta la sua economia finale, il povero Lucifron. 170 a 163, arrivano altri Banneling, ci sono anche dei Banneling sotterrati, viene distrutta la terza base di Lucifron. Attenzione, adesso è costretto a tornare indietro, ma sullo psi c'è una differenza incredibile, 52 a 162, non ha praticamente più niente il povero Lucifron. In questo momento probabilmente sarà costretto a dare il GG. Continua ad avanzare adesso Starbucks, potrebbe essere l'attacco decisivo, arriva il C, GG, e quindi è finita. In questo momento Starbucks riesce a ribaltare per il momento quello che è stato il risultato degli altri due scontri e si porta sull'1-0 nei confronti di Lucifron.